che condivido, cioè quella di avere una preliminare informativa, perché poi sarà portato sicuramente nelle sedi delle commissioni, oltre che del Consiglio, sul contratto istituzionale di sviluppo che qualche minuto fa ho firmato in prefettura. Si tratta di un atto molto importante che vede la firma, tra gli altri, del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, della Ministra per il Sud, della Regione Campania nella persona del Vicepresidente, la mia firma, quella del Prefetto e poi di altri dirigenti di altre strutture dello Stato. Si tratta complessivamente di 90 milioni certi più altri 5 circa che potremmo recuperare dai ribassi d'asta, di progetti che in qualche modo sono stati condivisi con le tre municipalità interessate, che sono la seconda, la terza e la quarta. Quindi si tratta in particolare di lavori del centro storico allargato, però, quindi non il centro storico dei Cumani, ma abbiamo soprattutto interventi sulla terza municipalità, quindi quartiere sanità, sono, ma non solo sanità, insomma, è molto più ampio il perimetro. Si tratta di lavori di rigenerazione urbana, di miglioramento di tutti i servizi, infrastrutture. Nel contratto è prevista una cabina di regia, una serie di tempistiche, procedure accelerate. Quindi insomma è una grande certezza più che opportunità per il nostro territorio. Ovviamente nella scelta delle opere non sfugge a questo Consiglio, si è tenuto conto delle altre fonti di finanziamento sulle quali stiamo già lavorando, Patto per Napoli, Pommetro e il grande progetto Centro Storico UNESCO, quindi laddove non avevamo risorse economiche ma avevamo dei progetti si è intervenuti. Quindi la scheda, se ritenete, la farei distribuire anche stesso stamattina durante i lavori del Consiglio, la scheda con le opere finanziate, in modo che il Consiglio può prendere subito visione e attraverso la lettura del contratto si potrà rendere conto anche della tempistica che è molto accelerata. Io devo dare atto, perché l'ho fatto in prefettura e lo voglio fare di fronte all'aula della rappresentanza dei cittadini della nostra città, che il lavoro insieme al governo è stato eccellente, nel senso c'è stata una cooperazione istituzionale su questa misura davvero molto significativa, in tempi molto rapidi si è raggiunto un obiettivo strategico, il governo ha rispettato quelle che erano le proposte del territorio, la Regione Campania ha dato correttamente il suo contributo per quanto riguarda l'individuazione delle linee di intervento di competenza della Regione, quindi credo che una buona giornata complessivamente per la città di Napoli. Quindi se il Consiglio ritiene, darò in diffusione ai consiglieri almeno la scheda con cui sono indicate specificamente le opere oggetto del contratto istituzionale di sviluppo. Io mi fermerei qua.